Battelli attraccati a riva con la chiglia che tocca i fondali, impossibile navigare lungo il Brenta. C'è poca acqua, il turismo fluviale, chicca della riviera del Brenta tra Padova e Venezia, itinerario tra le più belle ville venete, si ferma. Ma non è solo la siccità responsabile di questo quadro desolante. La mancanza d'acqua ha fatto emergere tutte le criticità di un alveo fluviale che ha bisogno di cure. E noi da soli non ce la facciamo. Sappiamo che qualcosa è in movimento, però io li metto qui sul tavolo, scavo del canale, eliminazione delle piante infestanti, risoluzione del problema dei rifiuti galleggianti che purtroppo si ammassano sempre nei soliti punti, siamo sempre noi che ce li dobbiamo portare via, manutenzione dei punti mobili, miglioramento del turismo e d'immagine del territorio. Ecco, io credo che un territorio come il nostro, così importante, che è stato anche purtroppo vittima di un grosso dramma come quello del tornado, ha bisogno di certezze. Non chiediamo tutto subito, però chiediamo un piano che possa essere preso un po' per mano. I sindaci ci metteranno come sempre la loro disponibilità, la loro buona volontà. Siamo tra amministratori, ma facciamolo per i nostri cittadini e per i nostri operatori. Fioccano le disdette per le crociere lungo il Brenta, il percorso sostitutivo in pullman non ha lo stesso appeal, è un territorio che faticosamente cerca di proporsi come segmento turistico, inevitabilmente soffre. A rischio anche manifestazioni storiche come Riviera Fiorita. Il momento della Riviera del Brenta è sempre stata la Riviera Fiorita, no? A settembre dopo la regata storica. Quest'anno in queste condizioni dubito che si potrà fare. E Dori lancia una proposta nei termini provocatoria, ma nella sostanza una richiesta più che plausibile. Chiediamo al governo che verrà 100 milioni di euro per la nostra area. Vedo che quando ci sono le solite città in difficoltà questi soldi vengono fuori. In questo momento non è una città ma è un territorio che ha voglia di rilancio e perché no? Con 100 milioni credo che la regione ma anche i comuni possono fare le cose che stanno chiedendo da tempo, quindi la ciclabile, la manutenzione dei RI, sono tanti soldi, ma a questo punto se dobbiamo puntare alto, puntiamo in alto, perché noi vogliamo che la Riviera del Brenta diventa un patrimonio dell'UNESCO.